Un cordiale saluto e ben ritrovati, gentili telespettatori, per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. Apriamo l'informazione con un servizio di cronaca che arriva da Fontanelle. È stata arrestata la pusher degli indiani, è stata trovata con la droga nascosta nelle parti intime. Vediamo. L'appartamento dove viveva una donna indiana di 29 anni era diventato un punto di riferimento per i consumatori di droga della nutrita comunità di indiani Sikh insediati nella zona tra Ormelle, San Polo e Fontanelle. In quell'appartamento si spacciava eroina, un tipo di droga che sta tornando sul mercato e che negli ultimi tempi registra una massiccia diffusione nella comunità indiana a livello nazionale. Il blitz dei carabinieri di Fontanelle è scattato un paio di giorni fa. A colpo sicuro, la donna disoccupata è stata bloccata in auto, dove da una prima perquisizione non è saltato fuori nulla. Ma i carabinieri non convinti hanno deciso di portare la spacciatrice all'ospedale di Oderzo, dove i sanitari, nelle parti intime, hanno trovato due ovuli di eroina del peso di poco più di 20 grammi. Altra droga, una ventina di grammi, sono stati trovati nella successiva perquisizione nel domicilio della donna a Fontanelle. Per questo motivo sono scattate le manette e su disposizione del giudice Bruno Casciarri, ora la donna ha l'obbligo di firma. Il fatto è avvenuto ancora nel fine settimana. La donna, asiatica, era finita da tempo nel mirino dei militari dell'arma, che erano stati avvertiti dello strano viavai di gente che entrava ed usciva dall'abitazione a tutte le ore del giorno e della notte. Gente esclusivamente di etnia indiana. Dopo una serie di appostamenti, i militari dell'arma hanno deciso di agire quando hanno ritenuto che la donna fosse al rientro da un viaggio di rifornimento. Un paio di giorni fa hanno fermato l'auto sulla quale viaggiava, assieme al compagno e al figlio che frequenta le scuole elementari. L'indiana ha dimostrato sorpresa alla vista dei carabinieri, tradendo però un certo nervosismo. Da una prima perquisizione dell'auto non era stato trovato un grammo di sostanza stupefacente, ma i carabinieri, sicuri che si trattasse di un viaggio di rientro da un rifornimento, hanno deciso di portarla all'ospedale di Oderzo e così sottoporla alla visita ginecologica, un'intuizione che ha dato il risultato atteso. Servizio straordinario di prevenzione messo in atto dal Comando Compagnia Carabinieri di San Donà del Piave nel corso dell'ultimo weekend. Controlli finalizzati soprattutto al contrasto dei reati contro il patrimonio e all'immigrazione clandestina. Nel corso di questo servizio varie sono state le persone denunciate all'autorità giudiziaria. SI, nato in Serbia nel 1967, deferito per il reato di spendita di monete falsificate. In particolare aveva acquistato dei capi d'abbigliamento presso un negozio dell'outlet di Noventa, consegnando in pagamento una banconota da 50 euro contraffatta. Ancora BA, nata nel 1997, deferita per il reato di furto aggravato dopo aver tentato di eludere il servizio di vigilanza del negozio OVS ed essersi impossessata di alcuni capi di abbigliamento per un valore di circa 80 euro. Sono stati inoltre rintracciati i seguenti stranieri illegalmente presenti nel territorio nazionale, denunciati per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e in osservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale e per i quali sono state avviate le procedure per l'espulsione. Si tratta in modo particolare di RR tunisino classe 1993 nulla facente, MA tunisino classe 87 nulla facente pregiudicato, MZ tunisino classe 82 nulla facente è pregiudicato. Deferita inoltre per i reati di falsa attestazione delle proprie generalità e rifiuto di fornirle, OM, una nigeriana classe 1996, in Italia senza fissa dimora. E adesso andiamo a Pramaggiore, comincia un po' quella che è l'attività che porterà in giugno alle elezioni amministrative. Bene, a Pramaggiore appunto si voterà per il rinnovo dell'amministrazione. Sentiamo l'intervista di Aldo Curtarelli a Marco Bertuzzo, consigliere comunale di Pramaggiore, il quale dice: sono a disposizione per le prossime amministrative. Sentiamo. Marco Bertuzzo, assessore del comune di Pramaggiore. Pramaggiore va alle elezioni, l'attuale sindaco Demo ha dichiarato che non vuole più ricandidarsi per motivi evidentemente di lavoro, motivi personali, insomma, ma nulla che tenga conto di liti o altre cose. Ecco, a questo punto bisogna trovare un nuovo candidato sindaco, che non è scontato che sia sempre così facile in questi momenti. Lei
lo sentiamo così, gli uccellini che cantano, è uno dei papabili. Cosa ci dice? Guardi, quella che è la linea che prevale a Premaggiore da ormai più di 20 anni è una linea di continuità. Il gruppo che sta attualmente governando il paese di Premaggiore è un gruppo unito, al di là dopo dei ricambi generazionali che ci devono essere. Quindi sicuramente da quel gruppo uscirà il candidato che guiderà Premaggiore per i prossimi anni in un'assoluta lealtà tra i componenti e in una condivisione di programmi. Stiamo attendendo, visto che parliamo anche di politica, la disponibilità della Lega a correre con noi, come ormai secondo una tradizione che ormai prosegue da alcuni anni. La disponibilità l'abbiamo data, attendiamo da loro delle indicazioni. Certo è che all'interno dell'attuale giunta verrà individuato il prossimo candidato sindaco che darà continuità a questa amministrazione. Ecco, visto che sei qua, ti do del tì perché ci conosciamo molto bene, ti faccio gli auguri che tu possa essere il futuro sindaco. Non credo che siano di bei auguri visto quei tempi che corrono, però insomma dai. Ringrazio per l'augurio, non sappiamo appunto chi sarà il candidato sindaco, però certamente il sottoscritto ha dato la disponibilità per essere presente nella prossima amministrazione, per dare tutto il contributo possibile per Premaggiore e mi permetto anche di dire per il Veneto orientale, grazie. Confcommercio Portogruaro Bibione Caorle insieme a Ter Servizi Confcommercio Venezia propone nei mesi di aprile e maggio 2017 una serie di corsi rivolti in primis a imprenditori e dipendenti iscritti all'ente bilaterale del terziario ed associati a condizioni agevolate, ma un corso aperto anche a chiunque ne sia interessato. Si tratta di lezioni per un totale di 20 ore di lingua base inglese, tedesco e russo, utili in special modo ad aziende che operano in ambito turistico, 20 ore di informatica base per il corretto approccio al mondo informatico, 8 ore di social web, realtà sempre più importante del mondo della comunicazione e della pubblicità aziendale, ed infine 12 ore di visual merchandising, fondamentale biglietto da visita specie nel commercio al dettaglio. E adesso torniamo ancora a Portogruaro, addio a Lenci Sartorelli, la più grande artista del Veneto orientale. Vediamo il servizio. Il mondo dell'arte piange la scomparsa a 90 anni della portogruarese Lenci Igea Sartorelli, una vita vissuta in perfetta simbiosi con l'arte intesa nella piena accezione del termine. L'artista si era diplomata all'Accademia delle Belle Arti di Venezia con i maestri Guido Cadorin per la pittura e Giovanni Giuliani per la grafica. Nel 1950 la sua prima mostra al Pilsen di Portogruaro, nella quale il conte Marzotto acquistò alcune sue opere. Da allora l'ascesa artistica della Lenci divenne inarrestabile e seguirono personali a Venezia, Roma, Milano, Torino. Barcò i confini nazionali esponendo all'estero a Leverkusen, Strasburgo, Klagenfurt, Bonn, Barcellona e le sue opere arricchiscono collezioni pubbliche e private in ogni dove. Ha sempre frequentato l'ambiente artistico veneziano e friulano, uno spaccato storico della sua vita di giovane artista, gelosamente conservato nello scrigno di una memoria che ricorda ogni attimo dei suoi trascorsi giovanili, quando ha frequentato Guidi, Zigaina, Saetti, Tancredi, Licata, Ceriberti, Basert, Gina Roma, con cui ebbe anche un pluriennale sodalizio artistico, e molti altri. Vinse diversi premi, un prezioso riconoscimento le fu tributato dal ministro giapponese Yoshiki Fuke, che acquistò tra le sue opere della Fondazione Bevilacqua la Masa di Venezia per portarle poi nel Palazzo Imperiale di Tokyo. Fra le sue ultime mostre da ricordare l'antologica di Villa Manina Passariano nel 2001 con la presentazione curata da Giancarlo Pauletto, poi seguì quella di Oderzo nel 2013 e quella ai Mulini di Portogruaro nel 2014, presentate da Flavia Benvenuto. Lenci Sartorelli amava trascorrere le domeniche a Torniata dalle sue colleghe docenti di Concordia, dove la Lenci ha insegnato educazione artistica, e dei suoi amici pittori, litografi e incisori dell'associazione Taulose, l'Autrec. Negli ultimi 3 anni ha vissuto nella casa di riposo Opera Pia Francescon. Il funerale sarà celebrato in questo mercoledì alle 10:30 nella chiesa di San Giovanni a Portogruaro.
E ci spostiamo adesso a Treviso. L'importanza e l'opera dei cappellani militari durante la Grande Guerra. Ascoltiamo l'intervista a Monsignor Angelo Santarossa, già cappellano capo del Quinto Corpo d'Armata. Don Angelo Santarossa, già cappellano capo del Quinto Corpo d'Armata. Oggi siamo a Treviso, a Centro Ufficiali, per una importante conferenza su quello che è stato il ruolo dei cappellani militari, soprattutto durante il conflitto della Grande Guerra. Don Angelo, un ruolo importante è stato sottolineato come fosse un po' la persona a cui quasi sempre i militari si rivolgevano, anche un ruolo sociale, perché dobbiamo ricordare che il cappellano rappresentava anche un momento di collegamento con le famiglie. Io ricordo con quasi direi con nostalgia quando giovane cappellano militare scrivevo per alcuni soldati analfabeti le lettere alle morose e poi rispondevo alle lettere delle morose. Ho fatto forse soprattutto l'assistente sociale all'interno delle caserme, a parte il maestro e il professore, perché facevamo la scuola per i ragazzi che non avevano neanche la quinta elementare, che non avevano la terza media e quindi avevano bisogno per inserirsi poi nella vita sociale e produttiva. Per cui è stata un'esperienza per me esaltante, ma ancora oggi ho centinaia, e non lo dico con orgoglio, ma con gioia, di giovani che ho poi magari sposato nei paesi nativi, che vengono a trovarmi con la moglie e i figli per vedere le caserme dove hanno fatto il servizio militare. Vuol dire che c'è ancora il senso dell'onore di una divisa, di un servizio fatta non solo alla patria come parola vuota, ma fatta al cuore e all'anima degli italiani. Con questi giovani si può ancora sperare in un domani migliore. Grazie. Ecco, Don Angelo, un'ultima roba. Io ormai ti definisco un opinion leader, perché Don Angelo, dopo la grande esperienza con i giovani durante il servizio di leva, poi ha continuato anche la sua pastorale nella parrocchia e ancora oggi è impegnato. E come sta andando e dove sta andando questa società, Don Angelo? Abbiamo perso quel famoso trinomio Dio, patria, famiglia. Beh, abbiamo perso soprattutto il terzo, la famiglia. Se non è la famiglia che trasmette i valori di educazione, di rispetto alle nuove generazioni, non sarà sostituita né dalla scuola né da altre istituzioni. Ricordiamoci che la cosa più grave a quale sto assistendo io, parlo come prete ma anche come cittadino, la distruzione della famiglia, padri che non sono più padri ma sono un'altra cosa e madri che devono fare da madre e da padre. Non sono ottimista, nonostante che i giovani abbiano in sé delle risorse che forse, mi auguro, ci sorprenderanno negli anni a venire, sempre che chi ha le responsabilità dia a questi giovani non l'elemosina di un pane, ma l'elemosina di un posto di lavoro, perché la nostra gioventù non vede il futuro perché non ha un posto di lavoro. Vale per l'Italia, vale per l'Europa e forse vale anche per tante parti del mondo. Grazie. Una comunicazione da ASVO che informa che serve pagare la cauzione per avere incomodato a domicilio il contenitore per pannolini. La cauzione può essere pagata secondo due modalità, utilizzando il bollettino postale o tramite bonifico bancario. Gli interessati potranno ritirare il contenitore per pannolini all'impianto ASVO di Centadaio nella giornata di martedì dalle ore 8 alle ore 10.30 e dalle 14 alle ore 16.30. Portando la ricevuta del versamento. In alternativa è possibile ritirare il contenitore sempre all'impianto ASVO di Centataio in un'altra giornata, previa prenotazione al numero verde 870 55 51. Ripeto, 870 55 51. Poi bisogna fare il tasto 3, portando con sé sempre comunque la ricevuta del versamento. La ricevuta del versamento deve essere conservata per richiedere la restituzione poi della cauzione. Informazioni comunque del servizio sono date al numero verde aziendale 800, ripetiamo ancora, 70 55
5:51, attivo da lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 15. E adesso andiamo a Cimadolmo, i mille fanti trevigiani si preparano al raduno nazionale dei fanti del 2018. Abbiamo intervistato il dottor Renzo Roma, presidente della sezione fanti di Ponte di Piave d'Eglise Salgareda, che illustra il percorso e le motivazioni che caratterizzeranno il raduno appunto nazionale del 2018 dei fanti, il raduno che si svolgerà a Vittorio Veneto. Sentiamo. 2018, raduno nazionale dei fanti a Vittorio Veneto, il percorso ormai è stato tracciato e abbiamo già iniziato a dare qualche passo per quanto riguarda l'organizzazione. Domani a Macerata un importante incontro con i fanti. L'importante incontro con i fanti della marca trevisana, sono già iscritti 1500 persone, domani viene lanciato il forte grido d'orgoglio del Piave Marmorò non passa allo straniero, ma soprattutto viene la grande forza tricolore. Noi ci teniamo domani a lanciare nella provincia di Treviso l'SOS Fanti venite, raggiungiamo il nostro tricolore. È un incontro importante dove noi domani daremo ai sindaci della marca trevigiana il nostro gagliardetto, il nostro programma, ma soprattutto anche un momento in cui quei sindaci andremo a gratificare con delle decorazioni particolari alcune persone che hanno fatto tanto per la fanteria, per il mondo delle associazioni. Noi riteniamo che il partire da Cimadolmo domani sia un segnale importante, perché partiamo laddove il Piave ha avuto un ruolo importantissimo e laddove si sono combattute in questa zona nelle battaglie cruenti, vincenti anche no, ma soprattutto dove è radicato ancora forte il grande valore del forte patriottismo e dell'attaccamento al nostro tricolore. Ecco Presidente, ho sentito che sarà un raduno un po' anche particolare quello dei fanti, nel senso si è parlato di silenzio e si è parlato anche di tanti giovani ragazzi appena diciottenni, ricordiamo i ragazzi del 99, ma insomma appena maggiorenni che sono partiti dall'altra parte dall'Italia per venire a combattere su questa terra. È un raduno dove noi faremo parlare i morti, perché riteniamo e soprattutto vorremmo far parlare tutta l'Italia, riconoscendo il fortissimo peso del meridione, del sangue donato da questi ragazzi, da questi diciottenni, il ruolo che ci hanno dato insieme a tutti gli italiani. Non mi sentirei di dire chi è stato più bravo, se il nord e il sud, ma io credo che questa guerra, questo momento, questa rievocazione sia importante ricordare che l'Italia unita e unica è un'Italia democratica e lo dobbiamo a tutti gli italiani, da Bolzano alla Sardegna, a tutte quelle frazioni che hanno combattuto. Ed è proprio per questo che dico da questa televisione il grande orgoglio di lasciare a Vittorio Veneto, al termine del raduno, un monumento nel ricordo di 100 anni ai fanti d'Italia, al nostro tricolore, perché i giovani che un domani passano possano assaporare che dietro la libertà c'è stato il coraggio e la morte di chi oggi ci permette di essere uomini liberi, di sognare l'Europa, di sognare il mondo. E ancora a sport, con una bella prestazione degli atleti esordienti della Judo Chiai Atena di Portogruaro. Domenica scorsa ai campionati esordienti a Mestre, trofeo Memorial Rossato, l'atleta di Luca Pacco, con una gara perfetta ed attenta anche ai consigli dei suoi tecnici, ha vinto l'oro nei 66 kg. Vincendo 3 incontri per Ippon, vittoria cioè prima del termine, e aggiudicandosi il titolo regionale. Bene anche l'atleta Curci Federico, medaglia di bronzo nei 45 kg, che malgrado la sua poca esperienza in quanto solo cintura arancione, ha fatto un'ottima gara vincendo ben 3 incontri e sfiorando la finale. Quindi ottime indicazioni per il lavoro che la società e il suo team di tecnici Marco Dotta, Crocchi, Khalil e Alessio De Bernardis stanno svolgendo, rivolto soprattutto alle fasce di età giovanili, con l'intento di portare il settore agonistico sciai della società ai risultati degli anni 90 entro il fine quadriennio olimpico. Adesso andiamo a vedere un nuovo scatto dal territorio nella rassegna Fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna.
Termina qui, gentili telespettatori, l'informazione per quanto riguarda il Veneto orientale. Non cambiate canale, dopo le previsioni del tempo torneremo con le altre notizie dal nord-est.